Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Dodo Bax e benvenuti in questa nuova puntata della nostra Master League con il Real Cannuzze. Prima di buttarci nella sfida decisiva contro l'Inter, siamo arrivati in semifinale, questa è la partita delle semifinali di ritorno, giocheremo al Giuseppe Meazza di Milano, all'andata è stato 1-1, prima di buttarci in questo grande scontro vi ricordo il nostro sponsor, OneFootball, che ringrazio, trovate il link in descrizione, mi raccomando passate, OneFootball, sito numero 1. Nome nomen, come si potrebbe dire, sito numero uno in Italia di informazione sul calcio. Mi raccomando, passate in descrizione lo sponsor del nostro Real Cannuzze. Allora, ragazzi, ci ho pensato molto, è passato insomma un giorno da quando ho registrato l'ultima partita, ci ho dormito su, ci ho pensato molto. Io voglio arrivare in questa partita contro l'Inter con una tattica inedita, ora ve la mostro. Ed eccola qua la formazione con la quale voglio giocare. Ok, la difesa oramai l'abbiamo capita: Nubel, Lucas Lima, Todibo, Vallejo, Heinrichs, Tuzar mediano, e in attacco è una sorta di, allora diciamo è una sorta di 4-3-3 asimmetrico, dove potremmo dire che in realtà Tuzar e Agi sono i centrali di centrocampo, poi c'è in realtà Brooks e Tsigankov che sono due ali, anche se Tsigankov figura come esterno sinistro alto. Quintero, seconda punta, a sostegno di Edouard. Tecnicamente la formazione dovrebbe essere con a sinistra, con Tsigankov a destra e a sinistra Santimina. Però Santimina purtroppo è infortunato, manca un giorno al suo recupero, quindi lo perdiamo per questa partita e giocheremo così. Contro l'Inter, vi dico la verità, avrei voluto mettere Janssen perché mi dà leggermente più sicurezza essendo più nei meccanismi di gioco, però alla freccetta in basso inizieremo con Edouard. Dall'altra parte l'Inter ha la formazione titolarissima, potremmo dire, perché fondamentalmente in attacco ci sono Lautaro Martinez e Lukaku, centrocampo, Barella, Brozovic, vabbè c'è Biraghi a sinistra, ok, in difesa sia Skriniar che Godin. In porta Handanovic abbiamo un internazionale dall'altra parte che fondamentalmente ha messo in campo la formazione migliore. Sarà veramente difficile, vediamo nel frattempo Mike Scioscia Quintero con le mani concerte e ragazzi buttiamoci in questa partita, vediamo che cosa succede. Signori, siamo alla Scala del Calcio, internazionale contro Real Cannuzze al Giuseppe Meazza di Milano, ecco i capitani Lucas Lima e Godin da una parte e dall'altra, Danovic e via via tutti gli altri. Squadre al gang completo, l'Inter oramai vede ad un passo la finale, quindi giustamente mette insomma quasi tutti i titolari. Noi siamo la squadra di rivelazione della competizione, possiamo dire, perché il Real Cannuzze è neopromosso, comunque ti arriva in semifinale, avversario da non sottovalutare, siamo un avversario da non sottovalutare, quindi l'Inter giustamente mette al gran completo. D'altronde all'andata ha fatto solamente 1-1, insomma per una grande squadra come l'Inter, che è capolista nella nostra Master League, giustamente vuole arrivare a vincere a casa sua, vuole vincere. Nel nostro caso specifico, ragazzi, dobbiamo in realtà, tra virgolette, recuperare, perché l'1-1 comunque qualifica l'Inter. Quindi fondamentalmente noi siamo qui al Giuseppe Meazza per vincere. È un'impresa che siamo chiamati a fare, ma in realtà la cosa fondamentale è segnare un gol. Ammettendo che poi l'Inter ne faccia uno, molto molto probabile, andremo man mano poi tempi supplementari e chissà magari i rigori. Sarebbe già una gran cosa riuscire a... Insomma, obiettivo segnare. Insomma, ok? Quindi rischieremo, anche a costo di prendere un gol, rischieremo cercando di trovare noi il gol. Insomma, è molto più importante segnare che non prenderne, insomma. Ok, è tutto pronto per questa partita. Lasciato anche andare il filmato di intermezzo, giustamente, perché queste sono quelle grandi partite che bisogna entrare in clima. Bello l'inserimento di Quintero, non riesce a far partire il passaggio, attenzione, parte l'Inter, mamma mia, l'Inter a trazione, deviazione, per poco non si infila Todibo, Inter a trazione anteriore, e qua peccato che non siamo riusciti a far partire il passaggio, sta spingendo all'atteggiamento offensivo, peraltro guardate in basso a sinistra la tacchetta rossa, perché vuole evidentemente portarsi a casa il risultato, come giustamente dicevamo, Quintero fa partire, tac, Edouard, bravi, 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 che fallo, 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 Tuzar la passa dietro, tac, Heinrichs,
fa girare palla il Cannuzze. Dentro! Bam! No! Si era liberato benissimo Brooks. Ragazzi, questa l'avevamo giocata bene. Infatti si incacchia Handanovic perché questa l'abbiamo giocata bene. Palla dentro, Aggi, tac, Tsigankov e Brooks. Bella questa, l'abbiamo giocata veramente bene, ragazzi. Attenzione a Lukaku sulla destra. Vai Lucas Lima, valla a prendere. Uspiglialo Lucas Lima, uspiglialo. Uspiglialo. Mamma mia, illusione del gol. Ci ripensa Lautaro Martinez. Palla lunga. Edward prova ad andare a svettare. Non ci arriva. Prende palla il Cannuzze. Spinge il Cannuzze. Brooks. Apre. Sulla destra. Bellissima. Bellissima. Tac. Tac. Dai e vai. Bravi. Bravi. Palla dentro. No, Lucas Lima fuori tempo. Attenzione, Todibo. Bam, ci arriva Nubel. Ci arriva Nubel. Mamma mia, Lautaro Martinez. Qua ha sbagliato lui. Qua ha sbagliato lui. Occasione da una parte e dall'altra. Noi con Brooks, loro con Lautaro Martinez. Due errori degli attaccanti, possiamo dire, perché Lautaro Martinez l'ha sparata addosso al portiere. Poi Nubel, insomma, comunque grande. Grande portiere. Veramente portiere rivelazione. Quintero, apre per Brooks, palla per Heinrichs, dai Brooks, infilati, bravo Brooks, dentro, Edouard, 1-0, 1-0, 1-0, Edouard, Edouard, 1-0, 1-0, e Linca Gutierrez in panchina che esulta, mamma mia, che cosa abbiamo fatto, bravissimi, dai e vai, Brooks, dentro, bam, 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 bam. E tutto parte da una triangolazione Brooks, Heinrichs, Brooks e poi dentro per Edouard, destro e la mette dentro. E ora ragazzi, non ci facciamo prendere dal panico. Loro spingeranno a bestia, ma noi dobbiamo resistere. Non dobbiamo abbassare l'attenzione, non dobbiamo calare l'attenzione, ma soprattutto non dobbiamo smettere di spingere, perché se ci chiudiamo in difesa loro ci aggrediscono. Non dobbiamo fare questi errori. Dai Aggi, come pressa l'Inter, ci induce quasi all'errore Tsigankov. Dai e vai, bravi Tsigankov, palla dentro. Brooks non ci arriva di testa, ma questa era per Edouard. 37esimo minuto, siamo in vantaggio 1-0. Attenzione, l'Inter la chiude ancora. Il Giuseppe Meazza di Milano trema, trattiene il respiro. Dai e vai, bellissimo. Palla dentro, Lucas Lima. Dai, arrivaci di testa. Terzo tempo di Todibo. Lukaku controlla la palla. L'Inter prova a far partire il contropiede, ma la difesa del Cannuzze è già schierata. Biraghi sulla sinistra. Ci arriva Heinrichs. Bravissimo. Brooks si gira. Palla per Tusar. Quintero. Vai Quintero, parti Quintero, Aggi, dentro per Heinrichs, bella palla per Aggi, la conclusione murata. Sono 2 minuti di recupero, attenzione, scatta Lukaku, che cos'è, non mi dire che rigore, ho fatto l'intervento in scivolata, colpa mia. E lui bello la bara, e lui bello la bara, protettore della porta, trofeo sbloccato. Il premio Nubel. Siamo oltre il 47esimo. Dai arbitro fischia. Manda tutti a prendere un tè caldo. Dai arbitro. Bravo. Via. Ok. Tutti a prendere un tè caldo. 1-0. Real Cannuzze conduce. Mamma mia che partita, ragazzi. Mamma mia che cosa stiamo facendo. Calma, possesso palla 53% noi, anche se loro hanno tirato 7 volte in porta, noi solamente 3, l'Inter sta spingendo.
abbiamo un possesso di palla maggiore perché stiamo facendo un possesso di palla anche un po' sterile a conti fatti. Passaggi riusciti 85 contro loro 55, ma a conti fatti loro sono arrivati 7 volte in porta. Noi tiri 3, in porta 1, però abbiamo segnato. E questo è l'importante. L'importante è che abbiamo segnato. Ragazzi, è tosta. È tosta. Siamo in vantaggio e l'Inter spinge molto più di noi e ha molte più occasioni. Dobbiamo difendere bene, tenere la palla. Il fatto di tenere la palla, anche se è un tiki-taka, alla fine, vedete, sterile, però ci permette di non far avere la palla a loro. Perché quando ce l'hanno, sono sempre pericolosi. Tac, Quintero, dentro per Edouard, sbaglia. Bam, ci arriva di testa. Dai, Tusar. Tusar c'ha il cartellino giallo. Attenzione, Todibo, vai a prenderti l'uomo, Vallejo, in rovesciata addirittura. Non lo so, sono fortemente in dubbio, ma l'Inter è proprio a trazione anteriore. Ok, l'ha parata Nibel. Ragazzi, se la palla va fuori, facciamo dei cambi. Mi potrà sembrare strano, ma giocheremo così, signori, giocheremo così. Ho abbassato un po' tutti, Quintero, punto di riferimento centrale, là davanti Zigankov a destra e a sinistra ho messo Mor, tre contropiedisti e ora andiamo a mettere anche le istruzioni avanzate. Allora, contropiede su Quintero. Ok, va bene, quindi esce Edouard, entra Mor e vediamo se riusciamo a mettere a segno questa tattica, tenendo conto che comunque noi siamo in vantaggio, non abbiamo necessità di segnare, ma qualora riuscissimo a sfruttare Quintero, tac, Zigankov, piega dentro, Brooks, il tiro, no, caspita, parla per Quintero, dribbling, Quintero, tiro, no! Ragazzi, subito due occasioni. Dai che sono sbilanciatissimi. Attenzione, spinge l'Inter. Spinge l'Inter. Che tenta l'assalto del tutto per tutto. Palla dentro. Mamma mia! Brooks. Attenzione, di nuovo l'Inter. Prova a spingere. Dentro per Ineagio. Quando è entrato Ineagio? Palla dentro. Mamma mia, non ci arriva. Dai, falla andare fuori, falla andare fuori. Paletto fuori. Ok, è tempo di fare altri cambi. 88esimo minuto. Ok, mettiamo De Rossi al posto di Aggi e Valverde al posto di Brooks. Tre centrocampisti centrali arcigni per difendere e ovviamente, eccoli qui, e ovviamente i tre d'attacco che cercheranno il contropiede, insomma. Ma siamo all'80esimo minuto. A questo punto io metterei tutti in difesa, diciamo, con semplicemente la possibilità del contropiede. Attenzione. Attenzione, palla lunga, vai Todibo, stacca Todibo, bravo, Vallejo, para Nubel, 89esimo minuto. Ma è finita, è finita, il Real Cannuzze raggiunge Mike Scioscia Quintero che esulta, Godin che ci ripensa, il Real Cannuzze raggiunge una storica finale di Coppa Italia, non ci credeva nessuno. Neanche io, ragazzi, io sono entrato in campo sperando di fare l'1-1. L'ho detto all'inizio, giuro, non ci credevo neanche io. Riuscissimo a fare una partita condotta così bene, abbiamo difeso perfettamente. E ora sono sicuro che qualcuno, ora vi faccio vedere, sono sicuro che qualcuno, hai abbassato il livello di difficoltà, ora vi faccio vedere che ho lasciato Superstar, perché sono sicuro che qualcuno, hai lasciato, ora lo vedete. Proprio vi faccio vedere di fila, senza tagli, ragazzi, guardate, senza tagli, non c'è nessun taglio. Vi faccio vedere di fila, il Napoli ha vinto, ragazzi, ai tempi supplementari, 2-1, giocheremo contro il Napoli in finale, bellissimo, Real Cannuzze Napoli, finale tutta al sud, senza tagli, raga, qua nel frattempo i giocatori si riposano alla grande, perfettamente giocheremo contro il Bologna, ragazzi, senza tagli, perché ci tengo a queste cose, impostazioni generali, Superstar. Questo perché quando capitano queste imprese vale sempre la pena tacitare i possibili detrattori che dicono sì, figurati che hai vinto 1-0, abbiamo fatto l'impresa, ma vi dico la verità, io in fin dei conti, anche nelle partite in cui, cioè, concettualmente giochiamo bene. Allora, il discorso è questo.
È ovvio che condurre una stagione a lungo termine comporta una grande concentrazione in ogni partita. Quando io registro, spesso e volentieri registro tutto il pomeriggio, ok? Cioè registro non quando ho mezz'ora libera, ma quando ho magari tutto il pomeriggio libero, quindi attacco le luci e tutto, e registro tipo 3-4 puntate di fila. È ovvio che la concentrazione un po' cala, quindi magari Real Cannuzzo e Bologna non avrò la stessa concentrazione che ho contro l'Inter e perdo. Ammettendo di registrare una partita al giorno, solo una partita al giorno, non dico che le vinco tutte, ma ci sarebbe una concentrazione maggiore. Il discorso è che ovviamente una persona anche gioca per rilassarsi, cioè non so se capite dove voglio arrivare. Vincere lo scudetto perché è difficile? Non perché non riesci a vincere contro la grande squadra, ma perché perdi la concentrazione. Ma questo anche nella realtà. Pensateci, anche l'Inter contro il Lecce ha pareggiato. Ma non è che l'Inter non sa... Cioè, l'Inter sta dimostrando di essere una grandissima squadra, ma talvolta ci sono dei cali di concentrazione e magari pareggi con il Lecce. Cioè, ci sta, ragazzi. Cioè, è una cosa anche realistica. E quindi anche nelle partite. Allora, questa è la classifica. Noi siamo al decimo... Inizia la Juventus che rimonta che ha fatto. È al terzo posto, 61 punti. Vi ricordate che lì la Juventus era sotto di noi? Le prime partite l'aveva perse tutte. Ha fatto una rimonta pazzesca. Inter, Milan, Juve, Napoli, mizzica. Al Milan e al Napoli gli piacerebbe che questa fosse la classifica reale. Ma anche e soprattutto perché in realtà il Milan e il Napoli hanno delle grandi squadre sulla carta. È un peccato che stiano giocando così male. In realtà hanno delle grandissime squadre. Guardate la Lazio e l'Atalanta qua come sono basse. Questa conferma ancora di più come nella realtà Lazio e Atalanta stiano facendo delle prestazioni incredibili. Ok, contro il Bologna, ragazzi, arrivato a questo punto continueremo con il nostro viaggio con questa formazione. Al posto di Todibo mettiamo Lucas Melo, perché Todibo è mezzo... Ma che caspita, mi si è infortunato Aggi, mi si riprende Santimina e mi si infortuna Aggi, va bene. Santimina lo mettiamo chiaramente a sinistra al posto di Tsigankov. Quintero, Edouard, Brooks a destra. E per ora giocheremo così. Ed eccoci qui, signori, Real Cannuzzo e Bologna dal Gigi Marulla di Cosenza. Tornano al Gigi Marulla di Cosenza e i tifosi esplodono. Grandi applausi per la squadra che ha raggiunto la finale di Coppa Italia all'esordio in Serie A. La squadra dei miracoli, il grande Real, il Real italiano. È vero, siamo l'unico Real italiano, no? Conti fatti. Vallejo, Henrichs, forza ragazzi, andiamola ad aggredire. Dentro. Palla dentro! Mamma mia, Edouard, era andato a saltare. Prova ad andare a chiudere Valverde. Chiede il raddoppio, poi non c'è. Attenzione, palla dentro. Mamma mia, Nubel! Che errore avevamo fatto. L'avanti, Quintero prova ad andare di testa. Viene anticipato il Bologna, tridente offensivo del Bologna, prova il tiro da fuori, recupera palla il Cannuzzo, Valverde, lancia Lucas Lima sulla sinistra, Santimina, triangolazione, palla di ritorno, Santimina, pensa al cross, poi scarica su Lucas Lima, palla dentro, Edouard di testa! Bologna in avanti, spinge con tre uomini offensivamente il Bologna, attenzione Orsolini, il dribbling, mamma mia, si accentra e tira, ragazzi il Bologna pericoloso, pericoloso, la palla arriva a Quintero, dentro per Edouard, tac, tac, controllo e tiro, non va, attenzione, Quintero dai fatti vedere, si fa vedere Quintero, palla per Henrichs, dentro, Brooks, dentro, Quintero, il dribbling, palla dentro, non riesce a metterla dentro il Bologna, si spaventa e la butta via, dai ragazzi, eccolo, dribbling, prova ad andare via l'uomo, va via l'uomo, semi rovesciata di Santimina, dai che stiamo giocando bene. Bravo, con quale prontezza, Tutankhamon, Lucas Melo. Ancora il Bologna, che bella partita ragazzi, che bella partita, Tusar, attenzione Nubel, attenzione Orsolini, Bologna che spinge, andate a prendere l'uomo, vai Lucas Lima, è tuo, attenzione, Santander, si coordina il tiro, prendila Henrichs,
Valverde per Santimina, lancia Brooks, tac per Zigankov. No, pensavo che il difensore del Bologna chiudesse su di me. Ah, bravo Tutankhamon. No, sbaglia il passaggio, attenzione, si apre per il contropiede del Bologna. Lucas Lima, dai, vai a chiudere. Tusar, attenzione. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Attenzione, 3 contro 3. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Che bella azione che ha fatto il Bologna, ma noi come abbiamo sbagliato. Sbilanciati in avanti. Vedete, vedete. Qua Orsolini è qua, ho spostato da Jesus Vallejo e lui l'ha passato lì e quello ci ha bucato, caspita. Per Quintero, prova a buttarsi dentro Quintero, tac, tac. Messo giù Santimina, nessun fallo dice l'arbitro. Attenzione, parte in contropiede il Bologna. Palla di ritorno! Mamma mia, bucati, 2-0, non ci credo. Sono i grandi cali di concentrazione che rendono questo Real Cannuzzi ancora una squadra piccola, nonostante le grandi imprese. Sono sicuramente su queste cose che devono lavorare per la prossima stagione, se vogliono dire la loro sia in campionato sia in Coppa. Triplice fischio, Olsen e Santander mandano il Bologna su di giri. È subito tempo di riprendersi, ragazzi, assolutamente subito tempo di riprendersi. Siamo allo studio Luigi Ferrari, si va in scena Genoa Real Cannuzze. Non pensiamoci più, continuiamo avanti, stiamo comprendo l'impresa in Coppa Italia, in campionato stiamo andando discretamente bene, cerchiamo di fare la migliore piazza, il miglior piazzamento possibile. E ragazzi, testa alla Coppa Italia, però se non dovesse andare c'è il campionato, quindi cerchiamo di prendere il miglior piazzamento possibile. Bravo Aggi, ritorna in campo e subito prova ad essere decisivo. Il tedesco volante, come l'avevano ribattezzato i tifosi, non ho mai capito il perché. No, 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 mamma mia, meno male che ciuccio. Mamma mia, ho rivisto l'azione contro il Bologna. Peraltro anche loro sono rosso-blu. Janssen, si gira Janssen. Prova la conclusione Janssen. Smanaccia il portiere. Mannaggia. Bella occasione, bravo Janssen. Batto di boh. Prova la conclusione, ma Murato prima che riuscisse ad arrivare al tiro. Aggi ancora. Stiamo spingendo di brutto. Zigankov, prova a metterla dentro. Attenzione Ghiglione sulla destra. Va a chiudere Lucas Lima. Cioè prova a chiudere Lucas Lima, poi ci pensa Todibo. Dai ragazzi, 34esimo minuto, la più grande occasione della partita finora l'ha avuto il Genoa. Dai ragazzi, dobbiamo riprendersi. Bravi ragazzi. Bella palla. Santimina, il dribbling. Non riesce poi. Attenzione, l'ultima azione del Genoa. Buco difensivo. Buco di... Porca miseria, ho sbagliato tasto. Allora, vi spiego che cosa ho fatto. Cioè, quando è arrivato il tasto del contrasto e X, io sono andato a contrastare la palla e ho passato. Invece di contrastare, ha passato in porta. E vabbè, ragazzi. Errore... proprio di pad mio qua, non c'entra nulla, né errori concettuali, né errori... è un videogioco e sono cose che capitano sbagliando il tasto, ragazzi. Quintero, mamma mia, è ovunque questo giocatore, bravissimo. Lucas Lima, bravo Aggi, fatti vedere, bravo Aggi, fatti vedere, palla dentro, tac! Porca trota, porca... Dai Santimina, questo non me lo puoi sbagliare, dai Santimina, questi non me li puoi sbagliare, questi non me li puoi... Attenzione al Bologna, attenzione al Genoa. Di testa, 2-0. Caslina prova ad andare a chiudere. Sean, palla dentro. Non ci credo, se segnava non ci credo. 3-0, non ci credo. Goran Pandev, i nostri sembrano birilli. Prova la conclusione, fuori misura. Non ci credo.
giustamente ho buttato tutti in avanti. Non ha neanche così senso poi buttare tutti in avanti perché stiamo perdendo 2-0, però ragazzi la speranza è l'ultima a morire. Contropiede del Genoa, attenzione, 3-0, buttato tutti in avanti e 3-0. Ragazzi, nel momento in cui mi sono fatto l'autogol mi sono demoralizzato. 3-0, va bene, ok, non pensiamoci più ragazzi, è inutile ora. Allora siamo undicesimi in classifica, noi dobbiamo assolutamente, allora, per quanto riguarda il sesto posto in campionato diventa lontanissimo. Arrivato a questo punto, andando a vedere il programma, dovrebbero mancare relativamente poche partite. Allora, Spal, Inter, Lazio e Atalanta, e poi c'è la finale di Coppa Italia col Napoli. Allora, ce lo gestiremo in questa maniera. Nella prossima puntata stiamo facendo 3 partite a giornata, quindi faremo Spal, Inter e Lazio. La prossima puntata sarà fondamentale, ci siamo complicati l'esistenza da soli perché ora, nonostante il sesto posto sia irraggiungibile, arrivato a questo punto noi dobbiamo fare risultato per rientrare nella parte alta della classifica, perché l'Europa League era un nostro sogno che ovviamente, arrivato a questo punto, ci giocheremo tutto con la Coppa Italia. Vincendo la Coppa Italia entriamo in Europa League e questo è fondamentale. Per quanto riguarda il campionato, la prossima puntata sarà fondamentale perché dovremo fare punti per rientrare nella metà alta della classifica per centrare l'obiettivo, cioè il nostro obiettivo stagionale è rientrare nella prima metà della classifica. Siamo 20, quindi nelle prime 10 posizioni o comunque nelle... Ora non mi ricordo esattamente qual era l'obiettivo, fatto sta che perdendole, se perdiamo contro Inter, cioè non dobbiamo... Insomma, dobbiamo fare punti, sicuramente contro la Spal e poi contro Inter e Lazio dobbiamo portarci a casa almeno un pareggio. Poi l'ultima l'abbiamo contro l'Atalanta, che è una nostra diretta concorrente. Vedete, noi 47 e loro 46. Arrivati a questo punto ci siamo complicati l'esistenza da soli, dobbiamo assolutamente fare punti per centrare l'obiettivo e poi nell'ultima puntata della stagione vincere questa Coppa Italia contro il Napoli e portarci a casa una storica qualificazione all'Europa League. Ok ragazzi, questa è la situazione, io vi do appuntamento alla prossima puntata, mi raccomando, non mancate, perché ora si decide tutto. Alla prossima ragazzi, ciao!